Marisa Laurito senza freni, Rai distrutta, Stefano De Martino non è arbore. Marisa Laurito ci va giù duro nei confronti dell'azienda pubblica televisiva. L'attrice ha rilasciato oggi un'interessante intervista al portale fanpage.it. E in questa occasione ha parlato della sua quarta stagione come direttrice artistica del teatro Trianon Viviani. Si segnala che ad un certo punto il giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiederle cosa pensa della Rai attuale, visto che in passato ci ha lavorato diventando uno dei volti di punta. Quest'ultima non ha quindi nascosto di credere che ormai l'azienda pubblica TV sia completamente distrutta, anche perché i grandi artisti se ne stanno andando piano, piano. La Rai di oggi è totalmente distrutta. Tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via. E l'ultimo che ha deciso di andare via è stato Amadeus, il quale da settembre affronterà una nuova sfida sul canale 9. Stefano De Martino e l'opinione dell'attrice, non è Renzo Arbore. Il giornalista di fanpage.it ha poi fatto notare a Marisa Laurito che sono molti a rivedere nell'ex marito di Belen Rodriguez lo stile che da sempre ha contraddistinto Arbore, è d'accordo? L'attrice ha quindi risposto negativamente senza pensarci due volte, asserendo che quest'ultimo rimane inimitabile. Assolutamente no. Arbore è stato, ed è, uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano. L'attrice ha poi dichiarato che lo stesso conduttore, il quale proprio in questo periodo è al lavoro sulla prossima edizione di Affari Tuoi, avrebbe rivelato di aver copiato Arbore, anche se forse potrebbe non esserci riuscito in pieno. Lo stesso De Martino ha detto di aver copiato pari pari le trasmissioni di Arbore. Copiare è una cosa, copiare male è ancora un'altra cosa. La Laurito ha comunque tenuto a dire di non avere assolutamente niente nei suoi confronti ritenendolo un bravo ragazzo, simpatico e ambizioso. Ma lo dico non avendo niente nei confronti di Stefano che è un ragazzo bravo, simpatico, moderato e anche ambizioso. L'attrice ha confessato il motivo per cui non ha voluto fare figli. Successivamente il giornalista di fanpage.it ha chiesto a Marisa Laurito se è vero che non ha voluto fare figli perché sicura non sarebbe riuscita a dedicare loro tempo. E quest'ultima ha risposto affermativamente. Sì, la mia scelta di non fare figli è dovuta al fatto che io non potevo occuparmene. L'attrice ed ex volto Rai non ha poi nascosto che quando era giovane non aveva né soldi né un uomo stabile al fianco, mentre una volta diventata famosa e con i soldi non aveva tempo per fare progetti famosi.